Ciao a tutti e bentornati qui per una nuova puntata di Overlord. Siamo sul canale Gioco Troppo Poco, io sono Luca, vi saluto, iniziamo subito. Ah, con un caricamento. Ok, allora, l'obiettivo di questa puntata è attraversare le fogne che stanno sotto a cima del firmamento. È una sezione abbastanza lunga e ci vorrà un po'. Sulla strada faccio fuori qualche paesano perché sono cattivo! Ok, adesso con i blu sposterò questa enorme colonna che mi blocca il passaggio. Via, viali sotterranei. Stiamo arrivando. Ok. Sono morti. È morti sul serio. Ok, dopo. Ancora non morti. Ma porzellana. Tutti i giochi dove ci sono i non morti. E io solo i blu mi faranno a pezzi. Devo fare tutto da solo. Ma porzellana. Inutili blu. Venite. Andiamo a prendere qualcos'altro. No, no, anzi. Quanti ne ho? 15 ancora. Perfetto. Mi stanno massacrando, devo fare tutto io, forza. Ok, dai. Risuscitate i vostri compagni. Oh, finalmente abbiamo trovato i marroni. Qua solo con i blu è un disastro. Bene. Dobbiamo prendere i vari pezzi della ruota, tanto per cambiare. Allora, per farlo dobbiamo distrarre gli uccellacci e andare a prenderci il pezzo. Allora, vediamo un po'. Okay. Con un blu andiamo. Ok, ho sbagliato. Allora, prima posizioniamo i marroni qua sotto nell'isoletta, poi con un blu andiamo a prendere l'uovo, attiriamo tutte queste bestiacce, venite a prendere i vostri uovi, il vostro uovo, e i marroni li faranno a pezzi, così che noi avremo via libera per andare a prendere il pezzo della ruota. Cosa sta facendo? Ok. Maria. Adesso devo evocare altri blu. Ok, di nuovo. I marroni sull'isoletta. Uno dei blu. Uno, mica tutti. Forza. Uno dei blu. Andiamo a farlo prendere qua. L'uvetto, vieni, vieni, bello, bello, fatti ammazzare! Ok, e adesso con il blu vado a prendermi il pezzo della ruota. Che pazienza, com'è difficile essere il signore del male. Bene, proseguiamo. Ok, finalmente ho trovato un altro pezzo. Ne devo trovare 4. È lunghissima, è lunghissima. Vai, vai, vai a sistemarlo. Ecco qua, ah no, scusate, ne devo trovare ancora uno. Che è laggiù. Ok, ho trovato il modo per aggirare il... per trovare il passaggio, però mi sono morti tutti i serventi. Devo fare tutto da solo, guarda, in questa puntata devo fare tutto io. Adesso vengo su e vi ammazzo. Vi faccio vedere chi è l'Overlord. No. Ho finito le magie. Allora, devo abbattermi anche la barricata da solo. Ma mamma mia. Questa volta. Allora, tu sparisci. Tu non mi attacchi alle spalle. Tac. Uno, due, tre. Ok, andiamo a... Oh là là. Ho ancora 2 tacchette di vita. Dai, ce la posso fare. Spada grande che hai, ragazzo. Mamma mia. Non mi ammazzare adesso, non mi ammazzare adesso, non mi ammazzare. Boh. Ok, blu. Venite a prendere
il pezzo, che io ho fatto il lavoro grosso. Eccolo qua. Corri! Oh, quanta pazienza. Quanta pazienza. Andiamo. Okay. Ah, una fiaschetta, prendimi la fiaschetta. Devo fare anche quello, devo prendermi anche le fiaschette da solo. Ah. Abbiamo completato la ruota. Ci è voluto un'eternità, perché bisogna veramente girarle per bene queste fogne. Ma abbiamo aperto, abbiamo completato la ruota. Bene, a questo punto possiamo proseguire finalmente. Ecco. Ui, chi è? Ora capisco perché sono chiamati. Oh mio Dio, sono matti questi qua. Anche se non è che abbiano la libertà di scegliere. Infatti, perfino. Mamma mia, mamma mia. Aiuto. Forza, andiamo. Allora, là sotto ci sono quegli uccellacci. Cosa ci devo fare? Non lo so, lo scopriremo. Facciamo così. Li bruciamo, giusto per essere sicuri, no? Dunque. Guardate quante cose da prendere laggiù. Ci sono 3 bidoni d'oro. Che non si chiamano bidoni, però non mi viene la parola. Ci sono 3 bidoni d'oro. Andate a prendere, andate a girare la roba. No! Non tu! E dove? Come lo abbatto questo? Allora, guardate, lì, laggiù ho messo i rossi che stanno bersagliando gli uccellacci. Ok, allora, ho capito. Devo prendere una di queste uova, no? Corri. Andiamo, praticamente sacrifichiamo l'ovetto al dio serpente. Il dio serpente va lì, si concentra sull'uovo e sugli uccelli. E noi abbiamo tutto il tempo per girare la ruota. Beh, insomma, tanto tempo non ce l'abbiamo. Forza, girate. Gira la ruota, gira. Ok, è fatta. Forza. Boh. Si è aperta la porta e possiamo proseguire. Che il male avanzi. Oh. Mi sa che dovrò usare i marroni. Eccoti qua. Ok, allora, diamo una lezione a quel serpente troppo cresciuto. Come abbiamo fatto già quando siamo andati a prendere i blu, non dobbiamo fare altro che mandare un'esca. Se magari funziona. Ecco, allora li mando tutti. No. Via. Ecco, a questo punto li mando tutti quanti ad attaccare il serpente. Li ritiro appena lui alza la testa. Ok, e continuo così finché il serpentone non muore. Forza. Oh, eccoti. Basta, tutti mi saltano tutti sulla testa e vai. Ok, di nuovo. Chissà che mal di testa che ha quel serpente. Allora, dove arrivano questi marroni? Forza. Di nuovo, allora. 1, 2, 3. E via! Salta! Distruggilo! Serpente maledetto. Ok, di nuovo. Ormai sarà quasi morto. Adesso mi si è incartata la visuale. Ok, ce l'abbiamo fatta. Yuppie! Adesso andiamo a prendere i blu, che dobbiamo andare a prenderci le sacche d'oro. Marroni, a casa. Ok, blu. Blu, scelgo te.
Andiamo a prenderci l'oro che ci servirà per conquistare questo mondo e anche l'aldilà. Tutti! Tutti! Vediamo se bastano per tirar su. Quanti ne abbiamo andati? 16. 5 più 5 più 5 fa 15, quindi dovrebbero bastare. No, perché? Ce ne bastavano 5, perché lo prendete in 7? Sfaticati! Mi tocca far due giri. Comodi, eh? Per questa puntata ho dovuto far tutto io. Oh, siamo pronti, siamo arrivati alla fine. Nella porta che avete appena visto si va a cima del firmamento, ma a noi interessa scendere. Usiamo i rossi per distruggere le assi infuocate e scendiamo nei viali sotterranei 2. Ok. Qua sotto troveremo la fucina per creare armi di... non mi ricordo, adesso lo scopriremo insieme. Distruggi tutto. Benissimo. Il percorso è abbastanza lineare fino adesso. Ho trovato le tane, quindi posso evocare tutti quanti i serventi. Evoco i marroni, che sono quelli più forti. E andiamo ad ammazzare il dio non morto. Ok. Allora, bisogna far fuori subito quello scheletro infuocato, perché sennò continuerà a evocare altri non morti. Quindi apriamoci la strada su per le scale. Permesso. Ok. Niente di personale, eh? Muori! Ma devo ammazzarlo io, devo far tutto io! Ai ai ai. Spero che nei prossimi episodi mi darete di più una mano. Tanto saccheggiate! Ok. Eccolo. Oh, stavolta sono due. Sono due gli scheletri di fuoco. Va bene. Niente paura, mi sono portato dietro i rossi e li faremo fuori con i rossi. Venite. Ok. Ah no, anche gli altri riescono a raggiungerli. Mi sembrava che fossero scollegati. Forza, uno è andato. Facciamo fuori anche il secondo. Ciao numero 2. Ok. Perfetto. Ecco, i morti cadono. E adesso possiamo portare a casa la fucina, che è... non me lo scrive, dovrò aspettare che arrivino al teletrasporto. Ok, piano, che io ci devo lavorare con quella cosa, eh. Forza. Hop. Pong. Durium, il cilindro di fusione Durium. Benissimo, per questa puntata è tutta, è stata lunga, magari la taglierò, ma è stata lunghissima per me. Nella prossima andremo ad affrontare il paladino. Ciao, grazie per avermi seguito, alla prossima. Come solito, se vi è piaciuto il video mettete mi piace. Ciao.